riusciamo a capire meglio l'uomo dopo l'Olocausto. È vero, abbiamo sempre saputo che l'uomo è capace di compiere il male più efferato e il bene più straordinario. Ma nonostante questo, l'Olocausto ci ha svelato un nuovo abisso di male a cui l'uomo può giungere, ma anche la forza della sua resistenza. Degli scheletri ambulanti nei campi di concentramento che da un punto di vista biologico dovevano quasi considerarsi come morti, davano ancora delle prove di moralità, dividendo con gli altri l'ultimo pezzo di pane che restava. Dalla disperazione più tremenda può perciò nascere anche la speranza. Noi che siamo stati lì e che ne siamo usciti, possiamo e secondo me dobbiamo alzare il vessillo della fede nell'uomo.